Sono Fabio Garagnani, responsabile amministrativo dell'azienda Pedemontana Sociale. Vi illustro brevemente uno dei servizi messi in campo dall'azienda per la gestione di questa emergenza sanitaria. Si tratta del servizio di consegna, spese e farmaci a domicilio, che è riservato ai cittadini residenti nel territorio dell'Unione Pedemontana Parmense, quindi nei comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Salabaganza e Traversettolo, e ai cittadini domiciliati in questo territorio a causa delle restrizioni sugli spostamenti. Il servizio è dedicato alle persone che hanno 65 anni o più, oppure con disabilità certificata o che siano in quarantena. I cittadini che rientrano in queste casistiche possono telefonare i numeri di telefono che possono trovare sui social dell'azienda, su Facebook, sulla pagina Facebook dell'azienda, oppure sui siti internet dell'azienda o dell'Unione Pedemontana Parmense, e prenotare la loro spesa o il loro farmaco che verrà consegnato normalmente il giorno successivo. Il servizio è iniziato già nei primi giorni di marzo, dopo il DPCM dell'8 che allargava la provincia di Parma anche le restrizioni che erano già in vigore in altre zone d'Italia, e fino ad oggi ha già consegnato 1 migliaio di spese e farmaci a casa di circa 300 nuclei familiari. Un servizio possibile grazie al lavoro di tanti volontari, di una cinquantina di volontari che hanno dedicato il loro tempo alla comunità. A loro va ovviamente il ringraziamento dell'azienda, e il ringraziamento dell'azienda va anche a quei tantissimi cittadini che avevano dato la loro disponibilità a prestare il loro tempo come volontari nell'ambito di questo servizio, ma che poi l'azienda non ha chiamato perché i volontari erano a sufficienza per la gestione del servizio. Il nostro ringraziamento però va ovviamente anche a loro, come va agli esercenti e ai farmacisti che hanno contribuito al buon funzionamento di questo servizio. Il loro lavoro, credo, insieme a quello dei volontari, dà un senso alla parola comunità che dovrebbe aiutarci ad uscire da questa emergenza. Grazie per l'attenzione e ricordate, la nostra unione fa la forza.